110 milioni di euro in 3 anni. A tanto ammonta il peso della superstrada pedemontana veneta sul bilancio della regione. Un bilancio, secondo il consigliere del PD Andrea Zanoni, da lacrime e sangue. È una previsione veramente molto negativa per i contribuenti veneti, ma rose e fiori rispetto a quello che potrebbe essere, perché a mio avviso sarà molto peggiore. Perché questi 110 milioni di euro di buco sono previsti con delle entrate da pedaggio molto superiori a quelle che saranno. Secondo Zanoni, gli attuali flussi di traffico e le entrate derivate dai pedaggi sono molto inferiori a quelli che la regione intende realizzare nel prossimo triennio. La superstrada pedemontana veneta si dimostra, economicamente parlando, come un cappio al collo per tutti i contribuenti veneti che si stringe sempre di più man mano si va avanti. Per 39 anni dalle tasche della regione, quindi dei veneti, uscirà un canone medio di 300 milioni all'anno a favore del privato che ha in concessione la superstrada. La previsione di incasso dei pedaggi è di circa 120 milioni. Quindi abbiamo ogni anno un buco di circa 180 milioni di euro. L'impatto sarà dunque sulla principale voce del bilancio regionale. Tradotto vuol dire taglio degli impegnative per chi deve mettere un proprio caro nelle case di riposo, taglio per quanto riguarda la sanità, quindi allungamento delle liste di attesa, problemi ai pronto soccorsi, problemi di mancanza di medici di medicina generale. Zanoni contesta infine la scelta fatta per la gestione finanziaria dell'opera. Questa è la traduzione di questo capolavoro al contrario che Zaia ha fatto quando decise di incassare come regione i pedaggi e di garantire per 39 anni un canone certo al privato.